Buonasera, benvenuti alla Maison de l'Italie. Questa sera è una serata italiana, in italiano, quindi anche il benvenuto sarà in italiano. E quindi è con grande piacere che abbiamo organizzato con l'Istituto Italiano di Cultura, di cui abbiamo presente tra poco, dirà anche il suo benvenuto il direttore Fabio Gambaro, e con la Dante Alighieri, il comitato di Parigi, di cui è presidente il dottor Michele Canonica. Quindi con questi tre associazioni abbiamo questa sera organizzato questa serata Totò, dove purtroppo è assente Goffredo Fofi, forse il professor De Matteis ci dirà il perché tra qualche momento. Prima però di iniziare vorrei dare il benvenuto al consigliere culturale, al nuovo consigliere culturale Ugo Ciarlatani, che accogliamo con grande piacere qui questa sera. È una delle sue prime uscite, penso, perché è appena arrivata a Parigi, e comunque la prima presenza alla Maison d'Italie, e quindi la ringraziamo calorosamente della sua presenza. Valeva la pena fare naturalmente una serata a Totò, visto che quest'anno sono già purtroppo 50 anni dalla morte Totò. Quando si è giovane ci si rende poco conto, ma è morto relativamente giovane, perché ho visto che era 69 anni quando è morto, e quindi abbiamo pensato di organizzare una serata in suo onore, e abbiamo con noi comunque un grande specialista, Stefano De Matteis, che ci parlerà di Totò con l'aiuto di Michele Canonica, che lo intervisterà e gli farà delle domande. Prima di dare la parola a Fabio Gambaro, che appunto ha organizzato con noi questa serata, voglio anche salutare un grande specialista del cinema italiano, Jean Gilly, che è qui con noi. Quindi abbiamo uno specialista italiano, uno specialista francese del cinema italiano, quindi penso che questa sera siamo ben attorniati per fare una serata importante e interessante. Quindi grazie a tutti voi di essere venuti, e la parola a Fabio Gambaro, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. Buonasera, non ho voce, quindi sarò brevissimo. No, personalmente sono contento e felice di aver organizzato, evidentemente, con la Dante Alighieri, con la Maison d'Italie, questo incontro, perché all'Istituto facciamo tantissime cose, come probabilmente molti di voi sanno, e però è anche bene che l'Istituto esca, hors les murs, che vada fuori, che collabori anche con le altre istituzioni italiane e non solo, quindi cerchiamo di farlo nei limiti del possibile, quindi di conseguenza, quindi sono particolarmente contento di essere qui stasera alla Maison d'Italie. Allora, poi su Totò è inutile che mi dilunghi, perché poi adesso l'esimio Stefano De Matteis, Jean Gilly, Michele Canonica ci racconteranno tutto e ci diranno tutto. Siccome teoricamente avrei dovuto anche partecipare al dibattito, però se non avendo voce non partecipo, poi non ce ne sarebbe bisogno. Però avevo due domande che le faccio subito, gliele giro, perché magari se nel corso di questa serata riesci a rispondere, no, ma sono banalissime, non devi prendere neanche nota. Cioè, come ci pensavo oggi, Totò, cosa ci dice e cosa rappresenta dell'Italia, cosa ci rivela dell'italianità, da un lato, e dall'altro, in che modo però poi questo suo essere italiano riesce a diventare universale, e se è così, come mai in Francia non è così famoso come dovrebbe essere? Voilà, se riesci poi a darmi una risposta ti ringrazio. Grazie a tutti, buonasera. La parola a Michele Canonica, presidente della Dante Alighieri di Parigi. È effettivamente un grande piacere di avere Fabio Gambaro qui con noi questa sera. Ci conosciamo da molti anni, abbiamo già inaugurato la collaborazione fra l'Istituto e la Dante fin dal momento del suo insediamento, abbiamo già fatto qualche evento, ma sempre all'Istituto. Invece questa volta ha voluto raggiungerci qui alla Maison de l'Italie, e questo mi fa particolarmente piacere. Questa sera abbiamo tutti il rammarico di non avere con noi Goffredo Fofi, che, senza voler insultare nessuno, ma è sicuramente il più grande specialista di Totò che sia disponibile a livello
napoletano, nazionale italiano e internazionale. Per la verità, come è stato giustamente ricordato, la dimensione internazionale di Totò rimane per il momento abbastanza limitata. La sua notorietà fuori dai confini della penisola è abbastanza scarsa e si riferisce soltanto a ristrette cerchie di appassionatissimi del cinema italiano. Ciò non impedisce che Totò abbia effettivamente una valenza universale e quindi mi associo di tutto cuore alla domanda di Fabio Gambaro. Prima di passare la parola a Stefano De Matteis, vorrei ricordare che è un studioso di antropologia che ha dedicato un'attenzione molto particolare alla sua città, a Napoli, pur essendosene separato per circa un ventennio, vivendo a Londra e a Milano. Napoli però è rimasta sotto la sua lente di ingrandimento e in particolare la teatralità di Napoli. Dunque, questa teatralità viene presentata da parte dei critici di Napoli, che spesso sono anche napoletani, come un limite, spesso come un limite. Invece Totò riesce a trasformarla in un modo, in uno sguardo sull'universo, in un modo per inventare il rapporto con il mondo circostante. Dunque, questo è sicuramente un tema, la teatralità a Napoli, che farà parte di questa, della discussione di questa sera, nella quale naturalmente coinvolgeremo Jean Gilly. Non ho voluto fargli una sorpresa, quindi l'ho avvertito del fatto che l'avremmo sicuramente coinvolto, in quanto numero uno degli indiscutibilmente degli studiosi francesi del cinema italiano, che tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di avere al mio fianco per la celebrazione dei 20 anni dalla morte di Marcello Mastroianni qualche mese fa. Io direi che, nel rinnovare naturalmente il saluto e il benvenuto al nuovo consigliere culturale Ugo Ciarlatani, ritengo che questo sia il momento di ascoltare un poco Stefano De Matteis. Grazie. Allora, io vi ringrazio tutti i presenti, in particolare con Michele, che abbiamo cominciato a ragionare di questo appuntamento. Eccomi, con Michele, che abbiamo cominciato a ragionare di questo appuntamento un po' di mesi fa, quindi lo ringrazio moltissimo dell'invito, Fabio Gambaro, che è un amico di lunghissima data e anche adesso alla fine anche l'ospitalità che mi è stata data da Roberto Giacone. Purtroppo non c'è Goffredo con noi, lo so, ci dispiace tanto, perché Goffredo è il totologo ufficiale. Tra l'altro, l'invito d'obbligo non è soltanto perché Goffredo è il totologo, ma perché Goffredo pubblica il primo articolo che si intitola Totò e Pulcinella su Positif, quando aveva i suoi rapporti, dopo essere stato a lungo a Parigi, vissuto a lungo a Parigi con la famiglia, pubblica il suo primo articolo, che è Totò e Pulcinella, parentesi, reclama, si accendono le luci, che trovate nel libro che è sul tavolo, ultimamente ristampato da Minimum Fax, che apre la sua parte assieme alla Franca Faldini. Devo dire che a me spiace moltissimo, perché un'iniezione di totologia ci faceva bene, però come secondo relatore devo dire che un po' mi tranquillizza, perché voi non conoscete Fofi, ma Fofi è un ragazzo di 80 anni che è una specie di vulcano, e quindi quando gli trovi a parlare dopo di lui in realtà non c'è più niente da dire, e quindi io arrivo a fare delle relazioni con lui dove poi dice
Vabbè, mo che dico, mi devo inventare cose strane per cercare di rimediare qualcosa. Tant'è vero che tutte le nostre telefonate, fino a un po' di tempo fa, dice lasciami qualcosa da dire, lasciami qualcosa da dire. Quindi adesso posso fare l'incontrario, cioè posso dire io le sue cose, così posso pavoneggiarmi di tutte le sue conoscenze. Allora, io comincerei con una entrée inaspettata, cioè vorrei dire velocemente le origini lontanissime dell'arte di Totò che stanno a Parigi. Perché? Perché a fine Ottocento, esattamente nel 1890, 8 anni prima della nascita di Totò, si inaugura a Napoli la Galleria Umberto I, che è la galleria che sta su via Toledo, la galleria principale di Napoli. Ovviamente è la galleria che viene fatta sul modello francese, su Haussmann, perché ovviamente quello è il riferimento, e a Napoli, come dire, la moda francese impazzava. In quegli anni non si giocava più a scopa, si giocava a baccarat. Nei palazzi si mettevano gli elevateur. Addirittura a Milano aprono un supermercato di abbigliamento che è fatto ovviamente su Bon Marché e si chiama con un titolo francese, cioè Au Pays d'Italie. Gli italiani si lamentano e quindi poi questo signore, il signor Bocconi, che apre questo posto, è costretto a cambiare, a chiamarlo Nei Paesi d'Italia. Quindi immaginate, questo è il modello. Una settimana dopo l'apertura della galleria, apre all'interno della galleria il primo Café Chantant. E il Café Chantant non è un Café Chantant italiano, è un Café Chantant francese. Artisti francesi, cantanti francesi, soubrette francesi, addirittura il fondatore di questo luogo, il signor Caprioli, firma i contratti come Monsieur Chevreuil. Si firma così perché gli piace assai questo fatto. Ovviamente ha un successo enorme, per cui tutti i locali che hanno un caffè e un po' di spazio mettono una pedana e chiamano gli artisti a cantare, a suonare. E certamente nasce così il caffè concerto, ma questi posti non è che pagano gli artisti francesi, raccattano solo artisti locali. E quindi in qualche modo il caffè Chantant, grazie al caffè concerto, si radicalizza, diremmo oggi, cioè diventa espressione delle persone del posto e comincia così ad acquisire un sacco di persone che si mettono lì e cominciano a cantare, a suonare, e da qui nasce quello spazio che è lo spazio di cui tutti gli artisti o coloro che dovevano sbarcare il lunario cominciano a cantare e a suonare in questi posti, anche perché c'è un altro motivo. Da metà Ottocento il teatro decide di fare il teatro, mi spiego. Fino al 820, per esempio, al Teatro La Scala di Milano non c'era la grande lumiera che mettono, ma era al buio e spesso si toglievano le sedie quando c'erano alla platea e si faceva il circo equestre. Nel 1820 si mette la grande lumiera. È una tragedia, perché prima cosa nei palchi non si può fare più ciò che si vuole, anche sesso. Poi le signore chiedono di cambiare toeletta e quindi naturalmente i mariti devono tirare fuori i soldi per far cambiare le toilette. E quindi c'è una specie di allontanamento dal teatro, tant'è vero che mettono il regolatore delle luci in modo che così si può creare la penombra. Ma dai teatri escono anche tutti quelli che ci passavano, perché nei teatri erano pieni di attrazioni. Per esempio, sul modello ancora francese, le compagnie africane, con due F, come è scritto sul manifesto, venivano a fare esibizioni di esotismo. C'erano per esempio i concerti per oggetti strani, bicchiere, seghe, in modo che facevano così l'attrazione per il pubblico. Dall'Ottocento il teatro deve fare il teatro, cioè il teatro deve essere specchio esatto della società e non lasciare assolutamente spazio a queste cose, che dove finiscono? Finiscono nei caffè concerto, finiscono negli spazi del caffè concerto, che a poco alla volta diventa il varietà e poi ancora più avanti, ma lo vedremo, l'avant spettacolo. Totò debutta in questi luoghi, lavora in questi luoghi, dove la regola prima è una. Se siamo qua, Michele, Fabio ed io, e siamo tre cantanti, ovviamente tu, se cantiamo tutte e tre, o vince il migliore e gli altri due stanno a spasso, oppure dobbiamo capire come fare per venderci. Il criterio di base è la differenziazione.
Cioè uno fa il cantante di voce, tipo il tenore, un altro fa il cantante di giacca, cioè quello che canta le canzoni di Malavita, e un altro ancora si mette a fare il fine dicitore. Questo teatro spinge alla differenziazione, spinge a trovare una specialità particolare dove ciascuno può essere riconosciuto. E Totò fa questo suo mestiere di attore elastico per tutta la parte iniziale della sua vita, fino a girare negli anni 20, 22, 24, soprattutto Roma, Milano, Torino, Venezia. È come se in quel periodo Totò non fosse a Napoli. Ci torna all'inizio degli anni 30, quando va in un teatro napoletano fondamentale per la storia del teatro e della tradizione campana, che è il Teatro Nuovo. E lì si mette a confronto con la commedia e si mette a confronto con la farsa. E qui abbiamo il secondo intervento francese, perché la commedia che si pratica è la commedia di uno scrittore napoletano che si chiama Edoardo Scarpetta. Questo Scarpetta, che è il papà naturale di Edoardo De Filippo, ha avuto un grandissimo successo a partire da fine Ottocento. Perché? Perché cercava di rinnovare il teatro. Uccide il Pulcinella perché gli sembrava qualcosa di vecchio e di ammuffito, e sostituisce quelle commedie con altre commedie che prende dai successi francesi. La Biche, tutti i successi del vaudeville francese, lui se lo fa tradurre, perché non conosceva il francese, se lo fa tradurre, ma lo riadatta e lo fa diventare delle commedie che poi diventano famosissime e diventano anche film, tant'è vero che Totò poi avanti farà esattamente quattro commedie prese da Il Turco Napoletano, Il Medico dei Pazzi ed altre ancora che diventeranno commedie. È la scuola della farsa, è la scuola della comicità immediata, è la scuola della sintesi, perché lavora anche con, essendo lui, come si diceva, un figlio di famiglia, perché esistevano i figli d'arte e i figli di famiglia. I figli d'arte erano coloro che derivavano direttamente dalla tradizione, cioè avevi un padre attore, una madre attrice, oppure erano figli di famiglia, cioè un estraneo. Lavorare con i figli d'arte significa acquisire un mestiere. E Totò comincia a lavorare con i De Filippo, lì, facendo queste commedie al Teatro Nuovo, in particolare Gottitina. E lavorando con loro nasce il modo di rielaborare la farsa, perché la farsa non è chiusa, ma è aperta, ma su questo ci torno. Però voglio darvi subito, tanto anche per cominciare a vedere, cominciare, come dire, a sentire Totò che ci dà, come dire, un po' di sollievo, a vedere un pezzo famosissimo, perché tutti i pezzi di Totò nascono in questo periodo e poi riempiono il suo teatro, ma su questo ci torneremo, il pezzo in cui, strafamoso, la famosa lettera in cui Totò e Peppino scrivono la lettera alla mala femmina. Allora, per fare tutto questo c'era bisogno, uno, di una grande intesa con la persona con cui si lavorava. Totò ha avuto pochissime persone che l'hanno affiancato. Uno è Totò e Peppino in numerosissimi film, un altro è Castellani, che poi vedremo in un altro pezzo memorabile più avanti. Perché? Perché Totò non seguiva il copione, non c'era una partitura. Totò era un attore che viveva essenzialmente d'istinto, creando sul momento quello che c'era da fare. Come lavorava? Lo racconta in un modo meraviglioso, perché dice: io andavo in scena, mi rendevo conto quando gli altri stavano provando di quello che era la commedia, non la commedia, la rivista o lo sketch che bisognava fare, e poi andava direttamente al debutto. Si appoggiava a un suggeritore che dalle quinte gli leggeva la scena, che gli leggeva le parti, e lui su quello che sentiva inventava liberamente, giocando con le persone del posto che gli stavano a fianco. Quindi poteva capitare Peppino, poteva capitare Castellani, che sono stati quelli che hanno fatto, come dire, le spalle più importanti. C'è un racconto di Stelo che a un certo punto dice, in una famosa ripresa,
Totò, pur di scatenarsi contro Peppino, si avvicina con la sedia e gli va sulla mano, facendogli realmente male. E Peppino scappa e dice: io con te non ci voglio più lavorare. Non si può lavorare in questo modo. Io sono abituato a lavorare sui testi. Sui testi? Qua testi? Perché il testo lo stiamo scrivendo noi, risponde Totò. Nel pezzo che ha scritto, uno dei pochissimi frammenti, dice: io ascoltavo la prima sera una meraviglia, perché inventavo tutto. La seconda sera un disastro, perché dovevamo fermare le cose che avevamo inventato la prima sera. La terza sera così così. La quarta sera diventava una meraviglia, perché tutto quello che avevamo fatto cominciava a diventare regola. Cominciava a diventare un'intesa tra tutti quanti su cui ogni volta si lavorava. E allora, per esempio, per un verso, come dice Totò, come dice Goffredo, i copioni di Totò sono accompagnati da continuamente dei buchi che sono, in cui c'è scritto a soggetto, cioè le invenzioni che si facevano momentaneamente. Ma quando vai a vedere i tempi di questi sketch, vedi che all'inizio durano 5 minuti, poi 8, poi 10, poi 12. Noi vedremo più avanti, non adesso, il famosissimo testo del Vagon Lì, ma che è nato come 3 battute, come 5 battute, poi è stato ripreso in un film da 4, poi in un altro film da 9, perché crescevano con i modi, con la relazione dell'attore e in rapporto soprattutto alla platea. Questo è un dato fondamentale, perché lavorare in questi luoghi, l'avanspettacolo, il varietà, lavoravi essenzialmente sulla relazione del pubblico. Quindi dovevi imparare, nel tempo breve di uno sketch o di una canzone, a fermare il pubblico, a prendergli l'impressione e a tenerlo proprio al tuo seguito, tenerlo bloccato per le 3 ore, perché erano luoghi fumosi, si beveva, si fumava, erano gruppi di persone che arrivavano. Non so chi ha visto il Roma di Fellini, c'è una scena del varietà che è meravigliosa, in cui questa gente che sta lì nell'ora di pranzo, che si mangiano ste merende enormi, e che quando esce il comico dice: au, facci ride! E dovevi riuscire in quei 3 minuti a farli ridere. Quindi c'era questa capacità di intesa. Ovviamente questo non aveva nulla a che vedere con le procedure teatrali, dove c'erano i copioni, dove c'erano i testi, dove c'erano gli autori, ma era un'invenzione locale. Da dove le ha prese queste invenzioni Totò? Allora, dicevamo prima della diversificazione. Ognuno degli attori della rivista del varietà e dell'avanspettacolo individuava un modello. Cioè, io so cantare, prendo il modello di successo e canto come il modello di successo. Però poi, se canto come il modello di successo, sarà lui sempre ad avere successo. E quindi cosa faccio? Devo trovarmi una differenziazione, un qualcosa che mi fa essere unico. E allora c'era, prima di Totò, un famosissimo attore che si chiamava Gustavo De Marco. Questo Gustavo De Marco faceva l'attore elastico, cioè aveva una immediatezza in recitare e faceva la marionetta, cioè si muoveva di noccato come se fosse una marionetta. Cosa aveva fatto? Questo signore era un attore, come dire, di fila, un attore di secondo posto, un attore meno importante, che una sera, mancando il cantante dopo lo spettacolo, si mette a cantare lui. Ha un successo enorme, come si dice, fece furore. Decise che forse è il caso che si metteva a cantare, lasciando perdere i ruoli teatrali. E comincia a cantare, ma non solo. Dice: ma se io canto così sono come tutti quanti gli altri. E quindi in questo pezzo di biografia dice: che cosa ho fatto? Non potevo stare nella tradizione. Mi sono messo davanti allo specchio e tanto che ho fatto e tanto che ho detto, per giorni e giorni mi sono messo a provare e mi sono inventato questa figura della marionetta, che ha avuto un successo enorme. Totò lo prende a modello, lo rifà, e lo rifà in maniera assolutamente straordinaria e sublime, da diventare, come dire, il Totò che conosciamo. Oggi De Marco non lo conosce più nessuno, però questo era il suo primo riferimento. Guardate, l'importanza di questi generi, che io amo particolarmente rispetto al teatro, è perché sono proprio il luogo dell'invenzione, il luogo della libertà, il luogo della diversificazione, e soprattutto perché
dimostrano che le regole del teatro non stanno nel teatro e nella ripetizione, ma stanno soprattutto nelle infrazioni. Totò è stata la grande infrazione al teatro e alla rappresentazione teatrale in Italia quasi per tutto il Novecento. Che carriera ha avuto? Ma la carriera di Totò è stata una carriera strepitosa, perché lui da subito, facendo in questo modo, è stato accolto. Però noi di tanto d'inizio sappiamo poco, perché la parte iniziale degli anni 20 abbiamo quasi niente. Diciamo che cominciamo a sapere di Totò quando torna a Napoli e quando comincia a fare... Perché ovviamente il periodo precedente a Napoli è importante, ma è importante come una persona che usa il modello De Marco e si specializza. Torna a Napoli, il rincontro con la tradizione, e lì comincia, come dire, a maturare un modo di fare teatro che si porterà presso nel varietà, nell'avanspettacolo, nelle riviste, fino a un certo punto, che poi travaserà tutto nel teatro, nel cinema. Scusami Stefano, visto che vedo che ora tu stai passando alla carriera sì. di Totò, al grande successo che ha avuto fin dalla giovinezza, perché fin dall'età di 30 anni ha cominciato ad essere una vera e propria star. Io vorrei che prima di aprire questo capitolo facessimo ancora un piccolo passo indietro verso il retroterra di Totò. Tu hai ricordato, ed era giustissimo dato che siamo a Parigi, che il teatro a cui Totò in parte si ispira è il Café Chantant, quindi diciamo il teatro leggero, è un teatro leggero di qualità, chiaramente altamente professionale, per il quale la Francia e Parigi in particolare davano lezioni a tutta l'Europa, il che voleva poi dire al mondo intero in quell'epoca. Non dimentichiamo che Totò nasce alla fine dell'Ottocento, nel 1898, e quindi ha sulle sue spalle un bagaglio culturale che gli proviene anche dal XIX secolo. Ecco, il retroterra di Totò è anche una Napoli grande, grande città, una grande capitale. Non dimentichiamo che al momento dell'Unità d'Italia Napoli era di gran lunga la città italiana con il maggior numero di abitanti ed era un centro culturale di prim'ordine, con una università di avanguardia nel campo scientifico, per esempio una facoltà di giurisprudenza nota internazionalmente, il Teatro San Carlo, che era uno dei teatri di riferimento per un pubblico internazionale. Dunque questa bonaria presa in giro dei due fratelli provinciali che chiaramente non sanno l'italiano e che hanno le idee confuse sul modo di aiutare il loro nipote. Questa presa in giro riflette anche il punto di vista della grande città, della capitale di un regno così esteso come era stato il Regno delle Due Sicilie, nei confronti della gente semplice che viene dalla campagna. Insomma, in Totò direi che anche se esprime una sensibilità, chiamiamola minoritaria, non c'è traccia di provincialismo. Ecco, questa è anche una delle chiavi della sua universalità. Assolutamente, non c'è traccia di provincialismo, ma c'è invece come dire, il tentativo di schierarsi, ovviamente Totò si schiera con l'uomo comune. Totò si mette dalla parte dell'uomo comune, ma questo nel bene e nel male, con tutti i limiti, la mancanza di critica, ma nello stesso tempo anche criticando il resto, ma questo con la grandezza del poter fare questa dichiarazione d'amore della quotidianità e della gente comune, come erano tutti i personaggi che aveva, e lavorando molto da questo punto di vista sulla, come dire, sulla questione della napoletanità. Perché Totò costruisce questa sua maschera proprio dicendo: se non c'è una vita quotidiana, se non c'è una vita quotidiana fatta di dolori, fatta di sofferenze, fatta di differenze, non ci può essere il comico. Il comico è la salvezza. Il comico è ciò che ci fa uscire fuori dal nostro ruolo, come dire,
di essere gettati nella vita, ma il comico ci dà, come dire, ci riesce a portare lontano da questo fino alle stelle, perché c'è l'invenzione, c'è la genialità, c'è il distacco. Qui c'è un tema napoletano che a me è molto caro, che è quello, come dire, Napoli è una città in bilico, da sempre, perché da una parte, ci dice Galileo, c'è la discesa agli inferi, dall'altra parte c'è il Vesuvio che emette l'infernale lava. Sotto Napoli c'è il vuoto, perché c'è il tufo che è stato tolto, quindi c'è un vuoto. Allora, il napoletano medio sa che la sua vita è, come dire, sospesa, e quindi per compierla non vive, ma recita la vita. Si rafforza nel recitare la vita, e Totò di questo sa bene, perché lui è parte nopeo, parte napoletano, come usava dire, e tutto questo gli fa costruire questa maschera che gli permette poi di potersi inventare. Tanto è vero, ti ringrazio la domanda, perché siamo negli anni in cui questa maschera si rafforza ancora di più grazie a questo. Nei primi anni di successo, nei primi anni 30, Totò decide di chiedere a un signore di essere adottato per avere il nome di principe, il titolo di principe. Allora pensa un po', nel momento in cui ha successo, lui si costruisce una rappresentazione che è quella principesca. Nulla di più carnevalesco poteva succedere, il povero diventa re, e nella sua vita, lo fa nella sua vita. Questa vicenda si compierà negli anni, fine anni 40, ma è un'altra storia. Ma lui nel 33 dice: voglio essere, adottami. Chissà quanto avrà pagato, quanto avrà speso, se lo poteva permettere, perché altrimenti sarebbe stato il classico clochard che dice: io sono figlio del re d'Inghilterra. Invece comincia a costruire questa cosa, e costruisce una stranezza, perché se noi andiamo a vedere i racconti di Totò a casa sua, in una casa principesca che si era fatto costruire pur venendo dai bassi della sanità, ci si accorge da quei racconti. Io non sono uno storico del teatro, non storico del cinema, sono un antropologo, quindi mi occupo dei modelli di vita. Ci si accorge di una cosa meravigliosa: la vera scena, il vero teatro, è la sua vita quotidiana, è quella in cui si veste da principe, in quella in cui si muove per fare il principe ed arrivare al titolo. Quando esce da quella finzione che è casa sua, entra nella vera vita che è il teatro, e lì diventa esplosivo, diventa folle, distrugge tutto, perché Totò non ha mai fatto teatro nel senso tradizionale del termine, non ha mai fatto la commedia De Filippo, sì, al cinema alcune cose le ha fatto, ma a teatro non le ha mai fatte. E quindi il suo obiettivo, lo racconta molto bello a Zavattini, dice: io vorrei fare, se la trovo, ce l'ho, ve la racconto, così dopo facciamo vedere un pezzo della sua follia, di come questa follia può vivere in teatro. Il movimento: io ho un bisogno concreto di rompere gli oggetti, vorrei che mi scrivessero un atto durante il quale io non faccio che rompere tazze, bicchieri, vasi, mobili. Immaginate uno che scrive questo con una casa che è piena di suppellettili, piena di mobili, piena di argenti, piena di ninnoli. Il fracasso si compone in musica. Contemporaneamente dovrebbero scoppiare i fuochi d'artificio, la camera riempirsi di fumo. La mia infanzia è tutto un fuoco artificiale e io sento ancora l'odore della polvere pirica. Timbri. In questo dialogo fra Totò e il suo capufficio piemontese, io ritrovo degli echi della mia adolescenza a Torino, e mi ricordo quante volte sentivo parlare dei napoletani. Tutti i meridionali italiani venivano classificati come napoletani. Sentivo parlare dei napoletani come di commedianti. Qui siamo proprio veramente nel nostro tema. Ora, la danza surreale di Totò con i timbri è la danza di chi è veramente un commediante nel senso alto della parola, perché la sua commedia non è un banale raggiro che ha per obiettivo di imbrogliare qualcuno. Sì, certo, ha degli obiettivi anche utilitari, lui vuole questa casa,
ma è anche un momento di pura invenzione. Certo, assolutamente. E questo noi lo ritroviamo non solo a Napoli, pensate al bugiardo di Goldoni. Certo. Il bugiardo di Goldoni è uno che inventa e che dà libero sfogo, quindi ha questa fantasia popolare, e questo è uno degli ingredienti del modo di vivere a Napoli che hanno affascinato generazioni di italiani di altre regioni e anche di persone provenienti da altri paesi. Certo, certo. No, e lì abbiamo questa capacità sua di riuscire, come dire, a partire da cose elementari e di crearle e proprio di farle diventare astratte, assolutamente astratte. Qua abbiamo ci sono sotto due riferimenti sostanziali che tutti e due girano intorno alla maschera, cioè il fatto che Totò, a furia di creare questo ruolo, a furia di creare questo riferimento, comincia a costruire una maschera che, come dire, la differenza rispetto all'esempio che fai è che è una maschera d'attore. Cioè che noi abbiamo alcuni casi di rielaborazioni di temi popolari, Viviani, Goldoni prima, che in qualche modo rielaborano. Qua abbiamo un attore solo, perché Totò fu un attore solitario, non aveva nessuno, fu solo il suo grande successo a permettergli di poter realizzare tutto ciò che lui voleva fare, perché altrimenti non glielo avrebbero lasciato fare, ma quello che faceva gli portava pubblico, successo, denaro a lui, alle compagnie, agli impresari, e tutto questo gli diede una conferma enorme, perché altrimenti sarebbe finito in un soliloquio o in un monologo. Invece tutto questo gli permetteva di poter continuamente inventare, continuamente avere strade, possibilità, teatri, finché li ha avuti. Perché faccio il discorso delle maschere? Perché sono fondamentali le due cose che noi vediamo in questa scena. Adesso le separiamo per approfondirle, perché sono utilissime. Le due maschere che sono in Totò, qui torniamo a Fofi, una è Pulcinella, che è la grande tradizione del teatro napoletano, di cui al tempo di Totò già non c'era più traccia, perché il grande Pulcinella è 7-800, l'ultimo Pulcinella, Antonio Petito, muore con Scarpetta, quello di cui avevo parlato prima, il papà di Edoardo, che in qualche modo ne recupera, trasformandolo in commedia, tutta la sua capacità di inventiva, perché la maschera di Pulcinella è invenzione. Però la maschera di Pulcinella gli permette un'altra cosa, di realizzare e di rendere concreto la comicità, cioè di poter lavorare con gli altri, con Peppino o con Castellani, che adesso vedremo, in cui lui può mettere in atto questa comicità. Che cos'è la maschera di Pulcinella? La maschera di Pulcinella è un aggressore, è uno che non ha paura di nessuno, è uno che gioca con tutti, è uno che non ha alcun limite alla sua capacità di immaginare e di poter trasferire l'altro nel proprio terreno per poterlo, come dire, smontare a suo piacimento. Adesso, introdotto, vediamo il pezzo del vagon lì. Totò usava dire questa cosa, la dice il personaggio Totò al principe De Curtis: adesso gli faremo patire un sacco di piacere. Qua ci troviamo ancora di più rispetto a quello che tu dicevi prima, certo. Cioè questa provincialità che però diventa difensiva ed aggressiva rispetto a lei non sa chi sono io, certo. Rispetto all'onorevole, rispetto al potere, che viene proprio, come dire, sciolto, distrutto semplicemente con la totalità del corpo. Parla la parola, innanzitutto la parola, ma poi anche l'intera funzione del corpo. Questi sono sketch nati negli anni 30, quando il teatro era già ingessato, quando il teatro era già, come dire, a figura piena, dove gli unici movimenti ammessi erano quelli delle mani, delle braccia e del viso, allegro o torvo. Totò ha bisogno di una totale capacità di poter esprimere il corpo nella sua interezza grazie alla maschera. Una maschera che è bassa, violenta, e qui torniamo a Pulcinella, bassa, violenta, spinta da, dice Goffredo, curiosità per l'altro, distruzione verso l'altro, e mosso da una fame. Fame di cosa? Fame di cibo, fame di sesso,
fame di casa, quella scena di prima dei timbri era Totò cerca casa, fame di spazi, fame di vita. C'è un famoso sketch di Totò a Capri che chiama il giù, la reception, e quello da giù risponde: desidera? Sì, desidero! E chiude giù il telefono. E tutto questo, come dire, questa esaltazione del finalmente voglio, posso, sono, vorrei avere. Ma tutto questo ci aiuta anche a comprendere, e su questo certamente tu avrai riflettuto ben più di noi altri, questo ci aiuta a comprendere come mai Totò non potesse incontrare il consenso della critica nel dopoguerra, perché la critica cinematografica era molto orientata in direzione che, tra virgolette, potremmo chiamare impegnata, e dunque lui certamente non era riducibile a uno schema ideologico. Assolutamente, anche perché trionfavano a un certo punto i film di Antonioni, l'alienazione, no? Il famoso eclisse di cui parlavamo ieri. Ne parlavamo ieri, cioè, effettivamente, se facciamo il confronto tra questo tipo di linguaggio cinematografico e quello che era il linguaggio caro alla critica di quegli anni, è evidente che non c'era compatibilità. Assolutamente. Mentre il pubblico continuava naturalmente a applaudire e a frequentare massicciamente le sale, e difatti Totò era accusato di lavorare per interesse. Certo, perché il motivo, film, certo, erano fatti con pochi soldi e avevano un successo enorme, di pubblico colossale. Ma la questione interessante è che Totò in realtà smette di fare teatro in un momento particolare, poi dopo voglio ritornare sulla maschera che voglio far vedere un'altra cosa, ma smette di fare teatro in un momento particolare, pensate, nel momento di maggiore successo. Dal 48 in poi Totò fa circa tra i 4 e i 6 film all'anno, smette di fare teatro perché in quegli anni, dopo gli anni 40, allora immaginate, il varietà e gli anni 20, il varietà si trasforma in avanspettacolo degli anni 30, che è fondamentale per tutto l'avanspettacolo, perché si chiamavano avanspettacoli perché venivano prima dei film, quindi erano combinati al cinema, e allora non potevi rispetto al film avere un ritmo basso della prosa, della tranquillità. Dopo un film dovevi avere la sintesi e l'energia di essere più fuoco d'artificio del film, e quindi la capacità esplosiva. Negli anni 40 comincia la rivista, anni fine anni 30, 40 la rivista, e la rivista per lui è una messa insieme di sketch, di battute, con la famosissima parade finale che lui faceva, di cui ci sono numerose foto, che con tutta la compagnia giravano cantando e salutavano il pubblico. Quando la rivista si dice deve essere fatta così, 5 minuti di sketch, 10 minuti di ballerine, 5 minuti di cantante, 3 minuti di questo, perché avviene viene irreggimentata, a quel punto Totò smette e trasferisce tutto questo nel cinema. E nel cinema lui porta esattamente questi contenuti, questa forza, e per la cinematografia e per i critici è uno che sta, come dire, rigiocando un ruolo teatrale nel cinema. Ma Totò in questo modo difendeva la sua indipendenza, difendeva la sua capacità creativa, ma per i critici non era niente, perché non l'avevano apprezzato prima, perché i generi popolari non erano considerati teatro, i generi popolari erano considerati una cosa di serie B. E anche Totò, facendo dei film importanti che oggi apprezziamo, viene considerato un produttore, un attore di film di serie B. E quindi tutto questo lo mette in un angolo, fino ad arrivare in un momento che sono gli anni 70, quando poi, con Goffredo Fofi che capisce questa cosa la racconta, ma quando c'è un movimento, che è quello del diciamo, post-68, che comincia a rivalutarlo. Ma fino ad allora c'era quasi, come dire, il fastidio, il silenzio, la disattenzione da parte di tutti, anche perché poi lui aveva bisogno di autonomia, aveva bisogno di indipendenza. Scartava tutti i registi che lo volevano riprendere a mezzo busto, voleva essere ripreso nell'integrità del suo corpo e del suo fisico, perché anche i piedi recitano, e i suoi piedi recitano moltissimo, perché se per un verso abbiamo
la capacità di farsi maschera e di inventare Pulcinella in questo modo, e quindi con Pulcinella, che ve lo dico a fare, Rabelais, Don Quixote, tutta quella che è l'invenzione, che magari non conosceva, ma ce l'aveva come capacità di rielaborazione del comico, che lo facevano diventare assolutamente concreto, terragno, tocco, ti tocco, mi fai il ritocco, le portami le sigarette, sei ostetrico, le ostriche non vendono. Guardi, questo dialogo è meraviglioso di giochi, di battute e di parole. L'altra componente di maschera è Pinocchio, cioè la componente astrale, la componente, come dire, che non vive di terrestrità. Se volessimo fare i filosofi, dovremmo dire che mentre la prima maschera è la maschera di Pinocchio, è metafisica, questa è ontologica, ma non vogliamo aprire questioni che non ci riguardano, ma vediamo qual è l'altra componente che poi ci porta a dire i successi erano successi, e cerchiamo anche di rispondere alle altre domande. Vogliamo vedere il Pinocchio, per favore? Quando con Michele ragionavamo su come fare questo incontro, pensavamo anche di fare delle comparazioni. Adesso posso raccontare questa cosa perché non c'è Fofi, la posso dire. L'unico che in qualche modo è comparabile in queste scene è Groucho Marx. Ci sono dei pezzi di Groucho Marx, c'è un pezzo della lettera che lui detta al suo segretario fratello in uno dei film che praticamente, non dico è simile. E poi ci sono tutti i suoi balli di Groucho che sono molto simili. Quando l'ho detto a Goffredo, perché non facciamo, stiamo pensando, ci vogliono tre Marx per fare un Totò. Questa è stata la sua risposta, quindi ce l'ha cancellata. Però ci sono queste cose che riguardano, come dire, un'area del comico e che sono proprio rappresentative del modo di poter comunicare. E queste cose, ribadisco, nascono a teatro, finiscono nel cinema, finiscono poi a fare, come dire, l'anima di questo film che è Totò a colori, che è una storia compiuta, ma una storia fatta di tanti sketch, di tanti avvenimenti, di tanti pezzetti che si costruiscono con questa enorme fantasia, che era il cinema che piaceva a lui, anche se il suo sogno era quello che ho raccontato, fare un film muto, un film dove non ci fosse la parola e dove non c'era bisogno di avere nulla, tranne che essere lui l'unico artefice. E da qua forse il motivo per cui posso rispondere alla domanda di Fabio. Oggi, se noi non conosciamo l'inglese e tutte le sue influenze Yiddish e sentiamo la traduzione dei fratelli Marx, qualcosa capiamo. Io sono piuttosto giovane, ma negli anni passati, con Dario Fo e il direttore della rivista Dramaturgie qua a Parigi, ci mettemmo con attenzione a capire come poter lanciare Totò in Francia. Non trovammo modo, tranne che fare i sottotitoli soliti classici, perché con Dario si pensava lo doppiamo. Dario dice una cosa fondamentale, diceva una cosa fondamentale: non è importante quello che dice, non ha senso quello che dice, è il come lo dice, è il lavoro contro il testo, è il lavoro contro la scrittura, è il lavoro contro il personaggio, è il Totò che si scatena contro tutti, a cominciare da se stesso. E quindi tutto questo come fai a darlo in un'altra lingua? Forse c'era bisogno di fare esattamente quello che voleva Totò, ci pensammo, ma non ci riuscimmo a farlo, anche perché era un momento di grande ripresa di Totò, gli anni 70, finalmente, e c'erano evidentemente questioni di diritti per poter fare una cosa non accettata dagli eredi, cioè quella di costruire il Totò funambolico, cioè due ore, un'ora e mezza di un Totò che è soltanto invenzioni, gag, battute, movimenti, azioni, capriole, maschere, maschere che distruggono, maschere che elaborano, e tutto questo fatto proprio per poterlo far circolare, perché c'è una questione anche linguistica. Totò è la battuta, vendo le ostriche, fate una scatola, con le ostriche non si campa,
sono ostetrico, faccio le vendi le ostriche, eccetera, eccetera. Tutto questo riuscire a... non ci siamo riusciti. E credo che il motivo principale sia anche la sua limitatezza locale. Negli anni 30 i Max sono stati riconosciuti immediatamente mondialmente, pur facendo la rivista, pur facendo il varietà. Si sono appoggiati alla radio, alla televisione, hanno fatto cose che Totò però non ha fatto, si è mantenuto nel suo ambito. E questo, come dire, l'ha trattenuto dalla possibilità di poter essere riconosciuto internazionalmente. E anche nella disattenzione dei registi, perché lui per esempio dei registi non si fidava. Quindi Bragaglia, c'è un pezzo molto bello che dice che è stato uno dei suoi registi, dice: ma Totò poi gli davamo dei copioni, ma lui portava sempre il suo repertorio. Aveva costruito quella genialità di azioni, di riferimenti, di gesti, di invenzioni, di battute, che ogni volta distruggeva per creare degli altri. Perché mettergli in bocca delle parole di qualche sceneggiatore? L'unico che porta a compimento questo, diciamo, le due ultimi frammenti che possiamo far vedere in cui lui in qualche modo sta sulle sue, uno è l'ultimo, scegli tu quale far vedere per primo, perché ci abbiamo la cassaforte e ci abbiamo Pasolini, e lì, come dire, Totò fa un regalo a Pasolini, non è Pasolini che mette sul piedistallo Totò, è Totò che fa un regalo a Pasolini, perché gli dice, più che uccellacci e uccellini, gli fa vedere in che modo cultura alta e cultura bassa, esattamente come immaginava Pasolini, si possono incontrare dove? Nella poesia. Riguardo al rapporto di Totò con i registi, Goffredo Fofi ha scritto un articolo che veramente è giusto ricordare, nel quale si spinge fino ad accusare Fellini di viltà. Cioè, Goffredo sostiene con ragione che i grandi registi italiani evidentemente avevano capito che Totò era un genio, ma una parte di loro non osava sfidare la legione di critici che invece lo bistrattava e lo lapidava ad ogni nuovo film che usciva. Avrebbero detto: anche tu ti metti contro Totò per far cassetta, esatto, anche tu prendi quello lì per far cassetta, anche tu ti schieri col qualunquismo. E quindi, per esempio, Fellini, che in privato aveva ripetutamente dichiarato di ammirare Totò e che era andato a spiarlo mentre recitava negli ultimi anni, quando ormai era cieco e malgrado la cecità riusciva a muoversi con grande mestiere, no? Insomma, Fellini non superò mai questo ostacolo, questa barriera, e non fece mai un film con Totò. Invece Monicelli nella Chiave della Commedia all'italiana, e soprattutto Pasolini quando Totò era arrivato veramente agli ultimi anni di attività, lo misero in una luce giusta, e quindi si tratta di due nomi. Monicelli e Pasolini sono due dei grandi nomi del cinema italiano, noti nel mondo intero. Certamente. Forse potremmo cominciare con Monicelli e chiudere. Volevo solo aggiungere questo: la stranezza ulteriore del mancato incontro tra Fellini e Totò sta anche nell'amore dichiarato di Fellini per il varietà, che lui è nato, vissuto, cresciuto, ha onorato e messo in scena nei suoi film il varietà. C'è quella scena meravigliosa sempre di Roma, dal film Roma, in cui c'è un Alvaro Vitali giovanissimo che esce e si mette a fare la caricatura di Fred Astaire, e allora quelli da giù lo prendono in giro, e a un certo punto prendono un gatto morto e glielo tirano in palcoscenico. E lui ballando si ferma, li guarda e dice: «Au, mi hai tirato il tuo pranzo?» Lo prende, glielo ributta giù, e allora scatta l'applauso. È un omaggio meraviglioso al che cos'era il varietà, non quello ripulito, edulcorato, fatto bene. Era una forma di teatro popolare. Con Goffredo, quando ci siamo conosciuti, una parentesi personale, abbiamo visto, io queste cose non le ho viste per questioni generazionali, ma per esempio la sceneggiata napoletana che si faceva fino agli anni, fine anni 80, era un teatro enorme dove la gente arrivava col cibo. E i bambini che stavano nel corridoio, e quelli là che recitavano, e c'erano i film. Quindi
ogni giorno, tre spettacoli, tre film. Bastava un biglietto per passare la giornata, un biglietto, e questa gente stava con i bambini che stavano lì a giocare. Era una relazione con il pubblico, per cui è chiaro che tu che eri attore dovevi in qualche modo riuscire in quel caos a dire a me gli occhi, e Totò ci riusciva. C'era chi si portava il fiasco di vino, c'era chi si portava le uova non freschissime da poter usare magari per esprimere il proprio dissenso. Insomma, certo, era un mondo che oggi chiaramente non esiste più. Ma se sei d'accordo... Procediamo prima con Monicelli e poi dopo... La cassaforte, come si apre una cassaforte? Come dire, di quello volevo l'altra domanda, che è più complicata di Fabio, perché è l'italianità. E l'italianità è quella di avere davanti, come dire, una sorta di sfiducia rispetto al mondo, rispetto allo Stato, rispetto alle istituzioni, e di non crederci. In questo c'è, come dire, con tutti i limiti, comprensibile e discutibile. Però la sua rappresentazione dell'italianità, che ha, come dire, convinto e coinvolto pubblici diversi, credo sia essenzialmente questa. Questa sua, come dire, distacco, l'onorevole, e questa sua, come dire, partecipazione sotterranea, poi in fondo, come dire, brechtiana, meglio fondare una banca o rapinarla, famosa cosa. E qui abbiamo, come dire, l'esempio concreto del fatto che lui è questo modo di essere italiano, piccolo borghese, con le radici sottoproletarie nel quartiere della Sanità, però con aspirazioni aristocratiche. Con le aspirazioni aristocratiche, che può succedere che il carnevale si realizza e quel giorno dell'inversione resta per tutta la vita. E poi questa sua capacità in questo di riconoscersi nelle questioni fondamentali che vanno al di là delle istituzioni, che sono appunto l'amore, il sesso e il coso, e poi per arrivare alla poesia. E questa, credo che adesso vediamo, è pura poesia. Totò ha avuto questa finzione. Scusami, soltanto vorrei precisare, sì, per maggiore chiarezza, che il penultimo estratto naturalmente proveniva dai soliti ignoti. Ah, scusa, e sì. questo ultimissimo estratto proveniva da Che cosa sono le nuvole di Paolo Pasolini. Un Totò che è stato, mi pare che i pochi frammenti, più che le mie parole, possano aver dato idea di come è stato dirompente, forte, un'alternativa al teatro italiano, una funzione assolutamente violenta rispetto a quello che era la rappresentazione. Ha dato voce, come dire, a parti di società che si sono riconosciute e l'hanno sostenuto. Con gli anni 70 finalmente arriva una sorta di riscoperta, e gli anni 70 e 80 sono stati gli anni del grandissimo successo, dove si vedeva, si sentiva, si ascoltava. Era patrimonio, come dire, non solo napoletano. Poi cos'è successo dopo? Io vorrei solo concludere con questa faccenda del dopo. Ormai Totò è un frammento televisivo. Ormai Totò è la lettera che viene ripetuta su televisioni private di continuo. È diventato una specie di nume tutelare, una specie di piccola consolazione domestica, una specie di souvenir di un tempo che sta sopra, assieme ai ricordi, all'etacher dei ricordi e delle rimembranze, direbbe Carmelo Bene Docet. Dà il buon umore. Non stride, non rompe, non riesce più ad essere, avere questa funzione di dinamite. Dà buon umore, dà il piacere. Non solo, ma se una televisione privata di provincia, in Italia ce ne sono molto di più che in Francia,
se una TV privata di provincia vuole alzare la sua audience e per conseguenza i suoi introiti pubblicitari in una certa fascia oraria, ecco che prende un film di Totò ormai libero da diritti e con questo ha la certezza di avere un riscontro pubblicitario. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. È diventato un business. Continua ad essere un business, però con una funzione leggermente contenuta rispetto a quello che poteva avere, come dire, negli anni 70, quando c'era dietro, come dire, un movimento che si riconosceva. Il wagon lì, per esempio, la scena era una questione assolutamente contro il potere, contro le istituzioni, ed era un inno alla ribellione. Oggi non è più questo, oggi è stato il piacere del comico e oggi è un buon umore divertente di Totò che ripete le sue battute. Anche se gli umori anti-istituzionali, per la verità, mi pare che continuano, certo, con maggiore rigore. Certo. Io vorrei sentire da Jean Gilly, che ho citato all'inizio e che è un fine conoscitore del cinema italiano, al quale tra l'altro ha dedicato un bellissimo libro riccamente illustrato. Insomma, ecco, qualche riflessione, avendo assistito a questa nostra discussione, preferisci stare seduto? Sì, 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 io preferisco. So che il maestro... No, prego. Anche nelle discussioni di tesi parla in piedi, perché tutti sono seduti. È vero, c'è un vero problema di conoscenza di Totò in Francia. Hai fatto bene a Fabio Gambaro a porre la domanda. È conosciuto in Francia Totò? Non molto. E bisognerebbe ripartire dagli anni 50, cioè negli anni 50, come tu hai detto, gira un numero incredibile di film, 3, 4, 5, 6 film l'anno. Lavora in continuazione, molti di questi film arrivano in Francia, perché negli anni 50 il cinema italiano è uno dei pilastri del commercio, dell'esercizio cinematografico. I film che arrivano in Francia sono molto numerosi, però sono doppiati, perché negli anni 50 il film sottotitolato quasi non esiste, no? Esiste in quanto cinema di sé. Totò non è cinema di sé, Totò fa parte di un cinema italiano nel quale c'è il peplum, c'è non ancora il western arriva dopo, ma soprattutto c'è il melodramma, sono i film di Matarasso, e poi sono i film comici, e fra i comici Totò è fra i più importanti, però è doppiato. E dunque, essendo doppiato, voi avete capito, vedendo tutti questi estratti, che la comicità di Totò si sviluppa in due linee. Una è il gesto, cioè l'uso del corpo. Questo può tranquillamente arrivare all'estero, perché il linguaggio del corpo si capisce ovunque. Invece, ma questa è solo una parte della comicità di Totò, l'altra parte è tutta sul linguaggio. E su un linguaggio, ad esempio, un amico mi diceva, volere e potere. Totò lo trasformava in volare e potare. Non significa nulla, però è molto divertente. Come tradurre questo? Assolutamente impossibile. Dunque, tutto il lato linguistico di Totò non arriva. E non può arrivare, e non potrà mai arrivare, perché il tentativo che avete fatto negli anni 70, però negli anni 70 con Dario Fo è molto più tardi, certo, non certo, è al momento dell'uscita dei film, e dunque è anche un discorso intellettuale capire come si potrebbe far arrivare. Allora arriverà più tardi, e ho trovato giusto di chiudere con Pasolini, perché la fama di Pasolini è tale che Totò improvvisamente riscopre un ruolo diverso. Perché per un certo lato Totò con Pasolini continua a essere Totò, ma da un altro lato diventa un altro personaggio, diventa un personaggio
poetico, il finale di Che cosa sono le nuvole, con la canzone di Modugno, con Nino Davoli. Io ritengo che questo film, che fra l'altro è un mediometraggio, non sì. è un lungometraggio, un mediometraggio, credo che deve fare 35 minuti, non di più, secondo me è uno delle punte massime della storia del cinema italiano, perché lì fanno delle marionette, dunque in un certo verso sì, torniamo anche a Pinocchio, sono tutte le marionette che raccontano la storia di Otello, e Totò, Ninetto Davoli fa Otello e Totò fa Iago, e verde, c'è Ninetto Davoli che fa il moro di Venezia e Totò fa Iago come il cattivo, e verde. Pasolini ha avuto questa idea geniale di usare i colori in questo modo. Dunque, lì Totò raggiunge un discorso e un'espressività che può andare ovunque, però arriva verso la fine. L'ultimo capitolo della storia artistica di Totò. E dunque il grande momento di Totò come maschera amata da tutti gli italiani, anni 50 e inizio degli anni 60, i film arrivano in Francia doppiato e allora Totò si perde completamente. C'è stato anche un tentativo, c'è un film di Christian Jacques che si chiama La legge e legge, in cui recita con Fernandel. Cioè c'è stato il tentativo di abbinare il massimo comico francese Fernandel con il massimo comico italiano che è Totò. Il film non ebbe successo, cioè un successo medio, niente di particolare. Cioè il tentativo di imporre Totò sul mercato francese attraverso uno dei più famosi registi commerciali, che era Christian Jacques, che faceva grandi film con Martin Carola, ad esempio, e con Fernandel, non funziona. C'è un po' Guardia Ladri, versione Christian Jacques, a differenza della versione di Monicelli e Steno. Dunque, Totò non è mai... so che quando nel... Allora, ho portato questo libro perché in Italia c'è una valanga di libri su Totò. Ci sono anche degli scrittori, degli storici che sono capaci di pubblicare uno, due, tre, quattro, cinque libri su Totò. Adesso mi sfugge il nome, c'è un famoso studioso che è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Forse sì. No, non mi ricordo chi è, ma... Dunque, nel corso di due o tre anni ha pubblicato cinque libri su Totò. Ho visto lì il libro di Alberto Anile, anche questo pubblicato dalla Cineteca di Bologna. Dunque, c'è un continuo, la bibliografia di Totò è enorme. Invece in Francia ci sono pochi articoli e c'è questo unico libro che si chiama... Il titolo lo trovo abbastanza indovinato, Totò, Le rire de Naples, la risata di Napoli, che è un libro scritto da René Marx, niente a vedere con i fratelli, però molto bravo, che ha fatto anche un altro libro su Benigni, ha fatto due libri sui comici italiani, uno su Totò, l'altro su Benigni, e anche un terzo Pierrette, che era un comico francese. Questo libro, pubblicato da un piccolissimo editore, non si trova da nessuna parte. Dunque oggi chi, un francese che non legge l'italiano, che ha voglia di studiare un po' chi è Totò, ha questo libro in biblioteca. Da comprare è un po' difficile, forse su Amazon dove si trova tutto. Dunque René Marx, Totò, Le rire de Naples, lo potete cercare. Ed è rimasto unico. Noi l'abbiamo presentato nel 1996-97. Abbiamo organizzato nell'ambito del Festival del Cinema Italiano di Annecy un omaggio a Totò. Era venuta la figlia di Totò, che ha parlato del padre con grande emozione, e però abbiamo incontrato sempre lo stesso problema, cioè far arrivare la comicità di Totò
se non ci sono delle copie sottotitolate, e per molti film le copie sottotitolate non ci sono, diventa quasi impossibile. E dunque la gente, il pubblico francese, spesso ci chiedeva: ma che cosa ha questo Totò di così geniale? Perché la genialità di Totò non arrivava? È uscito 2 o 3 settimane fa nelle sale, dunque rimasterizzato, perché i film su pellicola nelle sale oggi non arrivano più. Dunque, quando un film arriva in una sala commerciale, vuol dire che è masterizzato e che viene proiettato col DCP, cioè con, senza pellicola. È Miseria e Nobiltà, cioè uno dei 3 film tratti da Scarpetta, con fra l'altro una giovane Sophia Loren, però la parte principale è quella tenuta da Totò, recitata da Totò. Questo è uscito di nuovo nelle sale 3 settimane fa, dunque che vuol dire che qualche attenzione c'è, però successo di pubblico per questa nuova distribuzione non è stato a livello di quello che sperava il distributore, dunque c'è ancora molto da fare. Grazie. Io vorrei chiedere soltanto al nuovo consigliere culturale arrivato a Parigi da qualche giorno di portarci il saluto dell'ambasciata d'Italia, veramente in modo sintetico come lui sa fare. Non so se lo so fare, comunque grazie. Grazie a tutti voi, è il primo, come dicevate prima, evento che faccio qui, al quale assisto qui, perché siamo arrivati da poco tempo dall'India. E facciamo una riflessione. Totò è morto nel 1967, qualche giorno dopo nascevo io. Per me è difficile dire che è contemporaneo. Però in India, dal paese dal quale vengo, loro credono nella reincarnazione. Adesso non voglio dire che io sono la reincarnazione di Totò, però mi piacerebbe, perché io penso che anche soltanto se avessi il 10% di quella che era la sua comicità, la sua ironia, la sua fantasia, la vita di tutti noi, se tutti avessimo questo 10%, sarebbe migliore. Perché in un momento in cui la storia ci dice di nuovo, ci torna a far parlare di terrorismo, di guerra, di difficoltà, un pochino di ironia ogni giorno, una pillola di Totò ogni giorno ci cambierebbe la vita in modo estremo. Quindi vi ringrazio di avermi ospitato qui, di avermi avuto qui, spero di venire frequentemente, ho il piacere anche di avere mia moglie qui, siamo appena arrivati, cercheremo di capire dove siamo atterrati, in un posto certamente diverso da quello dove eravamo prima, ma non meno, anzi sono convinto anche molto più interessante. Grazie a tutti, buona serata e complimenti per la serata.